Allora, buongiorno a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vivi Casa Giove. Siamo con la dottoressa Milena Petriccione, la responsabile del CRA di Caserta. Allora, dottoressa, volevo porle delle domande. La prima domanda, per questa giornata così importante, quindi sulla terra dei fuochi e sui rimedi e i rilanci per rilanciare il settore agricolo, la ricerca, quanto è importante per l'economia italiana, per rilanciare il sistema economico? Allora, sicuramente la ricerca risulta essere importante per l'economia perché tutte le conoscenze scientifiche possono rappresentare un know-how che può essere da trasferire ovviamente alle aziende agricole. La nostra spesso è proprio una ricerca applicata e quindi tutte le nostre conoscenze che sono qui chiuse in laboratorio vengono trasferite al mondo agricolo e quindi questo sicuramente può migliorare le competenze e anche la reddituabilità dell'impresa. Ho capito. E un'altra domanda. Cosa si può fare per sconfiggere questo brutto mare che è la terra dei fuochi? Sicuramente ci vuole tanta conoscenza e quello che abbiamo fatto in questo lavoro in cui abbiamo revisionato tutta la letteratura disponibile riguardo ovviamente ad una serie di elementi che possono essere, avere una pericolosità per la salute, quindi mi riferisco a diossine e furani, policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici, composti organici volatili e metalli pesanti. Attualmente non ci sono delle evidenze scientifiche, questo lo sottolineo risulta essere molto importante, in cui almeno per diciamo, diossine e furani, l'IPA e i COV, sono traslocati dal suolo all'interno.